Non poteva mancare al tavolo dei nostri lavori un egregio rappresentante della Chiesa, diciamo, Padre Quirino Salomone, che tra l'altro è un nostro concittadino abruzzese doc, anche lui. Egli è padre guardiano della comunità francescana di San Bernardino all'Aquila e rettore della Basilica. Egli diciamo porta avanti la sua battaglia da francescano e sulle orme, credo, di San Bernardino da Siena, vissuto nel 1400, poco prima che nascesse il famoso banco Monte Paschi di Siena, di cui in questi giorni ne sentiamo parlare per le difficoltà che ha e che ricadono sui contribuenti italiani. La Chiesa Cattolica è molto sensibile sempre alle questioni che riguardano la finanza e il denaro. Credo di poter dire che trova la sua massima espressione, e poi Padre Quirino mi correggerà se sbaglio, nella enciclica di Leone XIII, il Rerum Novarum, e soprattutto poi da Pio XI, che 40 anni dopo riprese quegli argomenti e denunciò più esplicitamente di quanto aveva fatto il suo predecessore i danni derivanti dal potere totale nelle mani della finanza. Prego Padre Quirino. Grazie di questo invito, pace e bene a tutti. Il quarticino d'ora me lo date, così io mi sento dispensato da ogni altra forma quasi di prova tecnica della disfunzione del servizio economico-finanziario. È una disfunzione, quando io sento parlare pure di riforme mi sembra una cosa ancora più grave. Questa non è una struttura da correggere, da rimbianchire e da eliminare come immorale, illegittima e insomma come grave peccato sociale. Detto questo e dicendo che gli amici che ho ascoltato, ecco, li condivido perché da un po' di tempo stiamo insistendo sulle ragioni attraverso le cause, però potremmo stare mesi ad enumerare, perché quello che abbiamo ascoltato sono semplicemente delle piccole cose di fronte alla disgrazia che sta capitando alle nazioni. E parliamo di questa nostra Europa. L'Europa intanto è una parola inesistente. L'Europa non esiste, l'Europa unita, c'è una moneta forzatamente resa unica, ma l'Europa non ha né cultura e né lingua per essere una entità unita. Siamo nazioni che non ci capiamo, prima di tutto. È vero che abbiamo avuto periodi di, adesso, di tregua, non di pace, di tregua, perché questa guerra in Europa è molto più sottile ed è molto più devastante di quella di bombe e mitraglie. Perché? Toccata la dignità umana in questa sua caratteristica della libertà e del rispetto della persona, l'uomo come centro del diritto, non come oggetto
di commercio, riportando il diritto verso la dignità umana, ci accorgiamo che questa guerra è proprio contro la dignità umana, privata di ogni titolo di rispetto, di modo che le conseguenze sono quelle che sono. Voi pensate di avere un nome, ma praticamente siete importanti per un vostro codice fiscale. Ma guarda un po', se fosse stato un distintivo di onore, insomma, siete oggetti da spremere fiscalmente. Altro titolo la persona umana nella mia storia non c'era, non c'è un'altra qualifica. Va bene, voi avete dot, prof, eccetera, sì, ma interessa il tuo codice fiscale. E questo per me è la prima sconfitta della dignità umana. In che veste sono qui? Intanto una chiarifica prima di tutto, leggo qui, ecco, la dottrina sociale della Chiesa. Primo pregiudizio, non è la dottrina sociale della Chiesa, è la dottrina sociale a cui la Chiesa ha dato validità storica come segnale di rispetto universale dell'uomo. Quelli che hanno firmato la Costituzione non erano i partiti, ma era la volontà che il bene o è bene per tutti o non è bene proprio per niente. E la Costituzione voleva non il codice fiscale, ma il titolo d'onore della persona. E queste persone non erano classificate secondo i partiti, non erano classificate se uomini o donne, ricchi o poveri, era l'uomo. E per me questa cosa già aveva un titolo oltre che giuridico, sacro, del rispetto della persona. Dopodiché veniva l'interesse di questa persona, e gli interessi dovevano essere uguali. Era interessante per tutti, era bene per tutti, quello che è vero o non è vero per la stessa cosa della lotta partitica. Che cosa ha fatto? Ha fatto che ci siano delle cose che per alcuni sono convenienti e non importa che per altri no, non convengono. E siccome la verità in questi ultimi tempi, al posto delle filosofie e al posto dei pensieri profondi, si va stabilendo un codice di riferimento che è vero ciò che conviene. E quindi sempre su questo fiscale, questa fiscalizzazione, il valore ritorna sempre lì, nella moneta, questo è il valore. Ma il valore lettera grande era riferito ad un altro valore, era quello della persona, che dava valore a tutto il resto. Il grande Giacinto Auriti, che sfaldava proprio una dopo l'altra queste concezioni, queste ruggini, quando diceva dei partiti, diceva: il popolo non è un partito, è una forza comune, una forza coesa e coerente. Questa era la grande dignità. Abbiamo sentito la differenza dell'uomo delle caverne al cittadino verso la civiltà. Però qualche mese fa, mentre si discutevano di tante cose delle banche e le si guardano soltanto per quanto riguarda le disfunzioni, incapaci di ritornare alla fonte, come diceva Sciarra prima, ed era quella risposta che bisognava dare ad Auriti, di chi è la moneta nell'atto dell'emissione. Ecco perché l'ultimo relatore, complimenti,
queste sono le ultime notizie. Adesso ho capito perché io le ho avute queste notizie proprio come gioco delle tre carte. Ne ho parlato con qualcuno della Guardia di Finanza, amico, ma non viene a prendersi il caffè da un po' di tempo, perché gli volevo parlare di queste cose, che la grande manovra finanziaria, quella delinquenziale e quella di alto tradimento, perché non è che riguarda, cioè non è un errore, si è sbagliato, è il raffinatissimo progetto portato in fondo con perfidia, con odio verso l'umanità. E lì quello che più mi dispiace è che questa corruzione, questo fermo, è stato imposto all'arma dei carabinieri, che erano il primo punto della ribellione. Che dite, a chi mai a dirlo? Dice, non farti giustizia da te, chiamo i carabinieri. Ai carabinieri è stato tolto ogni potere di ricorso del cittadino. L'arma è stata, diciamo, sciolta, tra virgolette. La Guardia di Finanza è l'offesa alla libertà e alla verità, alla dignità umana. Ma quale cittadino si è mai ribellato che nella sua fonte di guadagno, nel suo lavoro, nel suo salario, potesse mettere da parte qualcosa per il vecchio, per la scuola, per l'istruzione, per la sanità? È un onore. Qual è l'offesa che mi deve dire di dare qualcosa per la scuola, per l'handicap, un uomo armato? Il che non so fino a che punto voi avvertiate di essere cittadini liberi. Se l'uomo adesso perde questo istinto della solidarietà, del sociale, no? Non è perché è cattivo oppure non vuole condividere. È perché in questa crisi, che non ancora scoppia, perché stiamo consumando le riserve dei nostri nonni, ma quando finiscono questi risparmi delle famiglie, dei piccoli nuclei e delle ultime impresucce, allora ci accorgiamo, cioè quale potrebbe essere la vita di un giovane prima che trovi un lavoro, non lo troverà, prima che abbia un salario, e mi dite con quale autonomia gli fate affrontare la vita. Prima, io so che io sono figlio di un contadino e ne sono fiero, ma mio padre si era costruita la casa e aveva pensato a lasciare qualcosa ai figli, mio nonno ancora di più, esule negli Stati Uniti e andò a finire pure in Venezuela, non so perché. D'altronde, parentesi, si ritrovava con un cognome addosso, non era furbo, tutti li avevano cambiati, si ritrovava con un cognome di Salomone, e sotto i nostri fascisti non trovava lavoro, è dovuto fuggire. Ecco, questa è la verità. Gli altri hanno cambiato cognome, mio padre no. Comunque, un contadino che si è fatto la casa, ha lasciato per i figli. Mio nonno parlava della dote ai figli, lui solo aveva lavorato. Mi dite adesso qual è un padre di famiglia che in questo contesto, anche per voi che prendete ottimo stipendio, che ha pensato, perché la voce che gira per arrivare alla fine del mese, ma mi dite questi figli in che modi possono avere la prima spinta nel sociale per avventurarsi in questa forma di dittatura subdola
no? Allora non è questione che non si vogliono pagare le tasse. Avete parlato dello Stato romano, senatus, quilque, e anche, qualcuno avrebbe detto, senatus populus est, più che populusque, no? Cioè, è questa massa critica tenuta insieme da un ideale, da un senso di protezione, e quindi questa catena forte di incoraggiamento gli uni con gli altri, nel popolo, i romani non esigevano, e questo si è protratto fino al nostro Medioevo, la tassa era sul reddito, sempre, sul salario, sul guadagno. Il povero era libero, libero nel senso libero dalla schiavitù fiscale. Sentite, è avvenuto un passaggio e noi pensiamo di essere più civili. San Francesco, per togliersi dalla morsa fiscale, nel sono libero, non voglio avere niente, di modo che nessuno mi può esigere qualcosa, non ho niente, e si sentiva ricco di questo tipo di libertà. Attualmente nessuno di noi può dire sono libero, neanche quando non ha più niente, perché sei indebitato, ed è un meccanismo diabolico. Chiedetelo alle famiglie, hanno detto che non se ne deve più parlare. Le famiglie dei suicidati, gente per bene che hanno lavorato, hanno saputo lavorare, si sono fatti, improvvisamente non sanno più lavorare, non sanno più commerciare. Che è successo? Ma non sono queste le prove da ritornare e rivedere un po'? Il sistema non è da correggere. Il sistema, quando Papa Francesco parla di questo, non si addentra molto, però parla di un sistema di morte. E non è che diciamo lo facciamo un sistema guaribile, è un sistema perverso. Perché il tifo? Allora, stavo dicendo, per un vostro preconcetto, non sono qui come titolo di chiesa, questa me la porto dentro come il mio entusiasmo per tutto il bene che voglio alla gente. E quando non sono capace di tacere di fronte a ciò che offende mio fratello, a ciò che offende le mie sorelle, non lo dico in odio contro qualcuno, lo dico per un bene comune. Sarebbe bene per tutti se quel debito pubblico, alla luce di tanta sapienza giuridica ed umana, potesse considerarsi una refurtiva. Ma non per condannare il ladro, semplicemente per dire rimetta a posto, restituisci. Al tempo di San Bernardino c'erano due episodi soltanto. Se qualcuno, o per lo strozzinaggio, si trovava ad essere a delinquere contro i poveri per quelle usure spaventosamente sfacciate proprio, no? Bernardino da Siena parlava della restituzione, fino a dire a questi ricchi arricchiti, questi ladri arricchiti, a dire: vedete quale grande privilegio voi avete, che Dio vi incarica di restituire i doni della creazione a tutti i poveri. Praticamente glielo diceva con buone maniere: siete ricchi di tutto quello che avete tolto e spogliato ai poveri. Però
se restituite sarete benedetti, e voi siete felici perché siete i maledetti. L'altra cosa, quando veniva qualcuno a dare un'offerta al convento, Bernardino esigeva che ci fossero due testimoni per dire se quel sacco di grano era tuo. Dovesse farlo rubato, non lo voglio, eh. Servivano due testimoni che dovevano dire no, no, è roba sua, quindi la puoi. Quando Giacinto Auriti, se avesse avuto qualche minima risposta, e che diceva di chi è la moneta, quella che presti, di chi è? Ce l'hai pagata le tasse su quella moneta? Era quello che prima diceva Charles. Se fossero state pagate le tasse su tutta la moneta in circolazione all'atto dell'emissione, mi trovo con una moneta in mano, non quella prestata, ma quella del popolo, a servizio del popolo, con un'IVA già pagata prima, e tutti liberi. Adesso la pressione fiscale è a copertura di chi non ha pagato all'origine la tassa di questo bene. Chi di voi c'ha la casa di proprietà? Alzate la mano, è giusto? E certo, voi grandi professionisti, per forza. Quando dico questo, nella platea, tutti quanti, cioè, voi credete che sia la casa vostra? Aspetta, no, dico, siete di proprietà. Provate un po' a pensarlo, se al posto che sia casa vostra foste in affitto. E vedete quante volte la dovete ripagare quella casa. Fateci caso, ma qualcosa forse non funziona. Quante volte la dovete ripagare quella casa? Ma perché quando l'avete costruita, ma non avete pagato gli operai, ma non avete pagato i materiali? Pensate quanta gente si è fatta la casa, fatto aiutare da altri operai, da altri manovali. Hanno comprato cemento e calce, muratori, i nostri muratori abruzzesi, quelli che si sono costruiti la casa, non quelli che l'hanno comprata, quelli che l'hanno costruita. Quante volte la devono pagare ancora sta casa? E quindi c'è qualche cosa, torno a Bernardino, il quale diceva, tenete presente, questo non era semplicemente un frate. Io quello che volevo dire prima, io sono un cittadino che si è fatto frate e non rinuncio al mio diritto di essere nella città, e questo diritto non me lo toglie nessuno mentre esercito tutto quello che mi piace per la mia vocazione. Non intendete, dottrina sociale della Chiesa, che voi dovete venire in chiesa per mettere in pratica questa dottrina. Questo è un patrimonio custodito dalla Chiesa, che ha ascoltato tutte le voci dei migliori pensatori, come è accaduto per quanto riguarda la Costituzione, il rispetto della Costituzione. Riguardatevi un po' i firmatari e vi rendete conto di che cosa sto dicendo. In questo momento io, a nome di tutta la Commissione Francescana di Giustizia, Pace e Integrità del Creato, adesso mi vedete qua a questo tavolo, ma alla guerra di Bosnia stavo in mezzo alle cannonate con la stessa torre, no, questa è più nuova. E questo, sono intanto un cittadino con la mia qualifica spirituale, me ne vado perché ne sono felice io. Però sappiate voi, di questa intelligenza e quindi con queste competenze, se potete, date un risveglio di coscienza. Non è più lecito permettere che la povera gente debba essere disperata dietro una truffa che è soltanto alto tradimento. Io mi sto applicando, spendendo anche,
che l'ideale di Francesco d'Assisi, preso proprio da Bernardino da Siena, che non era soltanto lui, dietro di lui c'era il grande giurista Giovanni da Capestrano, ed è quello che era un arbitrato del territorio europeo, di ovest e di est, Giovanni da Capestrano. Mi piacerebbe anche a voi farvi vedere, abbiamo riprodotti in copia anastatica 23 volumi così scritti a mano. Per dire, cervelli che si erano messi a disposizione del popolo, gli statuti di Siena, di Firenze, di Bologna e per un certo senso anche dell'Aquila, che poi andarono perduti per le lotte dentro. Gli statuti erano le bozze di Giovanni da Capestrano presentati da Bernardino da Siena per mettere pace in una città. Chiamava tutti, diciamo, i pezzi grossi, i commercianti per la maggior parte, i ricchi, i proprietari, i grandi proprietari, facevano degli statuti che portava la dicitura del bene della città, ma bene comune. E di San Bernardino, che facendo una disposizione di legge, un decreto in un comune, e fosse soltanto uno che veniva svantaggiato da quel decreto, era da strappare, perché non è giusto, non è un bene per tutti. Se qualche innocente deve patire, allora il bene comune era la festa della convivenza fatta con intelligenza. Certo, lui poteva avere anche un altro ascendente, per cui in un territorio, in una città dove in maggioranza la fede cattolica era sentita e quindi anche la Chiesa come autorità impositiva, ecco, impositiva sotto forma di scomuniche, è di San Bernardino da Siena, restituzione o dannazione. E molti hanno inteso, chi si andava a confessare, diceva, non so, rubato la pecora. Voi che cosa pensereste? Siccome era San Bernardino, dice, io ti assolvo, non ti assolvo proprio in niente, va prima a riportare la pecora. Va bene? Nella politica questi erano i principi, diciamo, sacri e civili. La Costituzione ha ripreso questo come rispetto per tutti, rispetto di tutte quante le opinioni e le sensibilità, ma una radice della convivialità dell'esistenza. Ma mi dite voi se almeno le competenze migliori, quelle che riguardano il pensiero, penso che debbano prendersi pure qualche responsabilità. Ma quando avverrà che questo accade, aspettando che questo diventi una cultura, la gente come fa a districarsi tra tutto quello che avete ascoltato? Soprattutto chiede, che dobbiamo fare? Per me è una obiezione di coscienza, cioè è una svolta di letteratura. Io non so come fa la giurisprudenza oggi ad essere impegnata, e dice che non arriva, per tutte le quisquiglie, i ladri di qua, i ladruncoli di questi misfatti. Quando una banca ti dice che tu non hai accesso agli atti, ma la magistratura, io a chi mi devo rivolgere? A chi mi devo rivolgere? Io non lo so più. Un governo destabilizzato, non riconosciuto, eccetera, che al cittadino dice, lo vuole l'Europa, che cosa vuole da me l'Europa? Ma sapete che il commercio cinese invade, può invadere l'Italia, perché la legge sul commercio, l'intesa mondiale sul commercio, non porta la voce Europa unita. Per cui quando questi, e nessuno di questo ne risponde, impiantano, possono venire a Teramo, impiantano un mercato
e non c'è polizia che regga, perché loro vengo qui in nome del Trattato Mondiale dei Commercianti. Cioè, ma l'Europa qua non ce l'abbiamo, non c'è solo l'elenco, c'è l'Italia, la Francia, e con quelli stiamo d'accordo. Allora, all'Italia hanno detto: tu non mettere il becco qua perché la tua giurisdizione non è in questi, ci pensa l'Europa. Il cinese che invade il territorio e dice che non risponde all'Europa, immaginate che cosa accade. Ed è quello che sta... L'altra la lascio qui e chiudo, perché non è compito mio. A me era dire la dottrina sociale della Chiesa, anche qui non fatevi imbambolare, è la dottrina sociale di tutti gli uomini di buona volontà, di destra, di sinistra. È il meglio che l'esperienza della convivialità della vita, dell'esperienza, quella illuminata da pensieri profondi, non quelli sciocchi e non quello degli affaristi, ma quelli che hanno saputo vedere il senso della verità, della legalità come motivo di educazione e di eleganza proprio spirituale, l'eleganza della bellezza. E naturalmente dico soltanto questo, non la posso approfondire perché non l'ho studiata a fondo, però l'insinuazione la do da approfondire anche a voi. L'IMS perché è stato sciolto? Abbiamo tutti saputo che era in deficit. Non è vero. L'IMS, fino a quando è stato sciolto, l'ultima funzionaria, io potrei dire pure il nome, però mi riservo di tornarci sull'argomento. L'IMS era il più grande tesoro del mondo, dei beni della Chiesa, che avevano avuto almeno questo buon senso: lasciamolo per le pensioni. Non è mai entrato nel bilancio dei governi. L'hanno dichiarato deficitario e l'ultima funzionaria ha detto: noi abbiamo sempre cercato di riparare i buchi dei governi, perché è stato sempre in una positività crescente. Hanno voluto mettere le mani su quel tesoro e comincia un interrogativo, perché il governo non aveva la voce delle pensioni. Le pensioni, noi sapevamo, dice che è lo Stato, no, il governo paga le pensioni, no, era soltanto l'IMS. Adesso, preso il tesoro dell'IMS e immischiato in un magna magna proprio, non basta più per le pensioni. Allora che cosa è successo? Dice: allora mettiamoli gli uni contro gli altri. Sapete che dipende tutto questo? Dipende dagli stipendi dei politici. Non è vero. Sono delle briciole quelle di fronte alle grandi masse di capitali impensabili, con i numeri a 15-0, cioè impensabili. Dici: lo stipendio dei politici io lo triplicherei se facessero quello che pretendono, quello che promettono. Lo sanno che non lo possono fare perché sono i camerieri dei potenti e della grande finanza, quindi sanno in mala fede, ma siccome la corruzione è questa, continuano a fare promesse sapendo che non possono. Allora, per quanto riguarda i politici, ve li immaginate voi un fatto democratico, stabiliamo un compenso molto di più da dare come avviene per tutti gli altri cittadini, dopo di aver fatto il lavoro, dopo di aver seguito un progetto, un partito presenta un progetto dopo di averlo seguito, 3 volte quello che prendono adesso. Ma non è possibile, non è possibile che gli altri cittadini siano pagati dopo di aver reso servizio, lavoro, eccetera, e questi vengono pagati prima in base ad una promessa. Se per qualche motivo
non hanno potuto realizzare quello che avevano detto. Prendete adesso le elezioni comunali, non hanno potuto realizzare quello che hanno detto nel piccolo comune, eccetera. Sì, va bene, sei scusato, poverino, ridà tutto indietro però. Cioè, come fai a prendere lo stipendio, prendere un compenso per un lavoro che hai giurato sulla Costituzione a tradimento e poi non eseguito? Dice, ma erano difficili, lo sapevi anche prima che erano difficili, ma è ora che si stabilisca pure questo, altrimenti vengono soltanto colpevolizzati perché gli stipendi, tutto quello che volete, i trattamenti, non sono quelli sono veramente gli spiccioli di una contabilità di una sola banca. Ecco perché vi ho detto questo, per dirvi ogni cosa buona, ogni impegno che fate per la verità, per la giustizia, per la concordia, per la solidarietà, mi trovate a disposizione. Non siete voi che state a disposizione mia, ma sono io che vi dichiaro di essere al vostro fianco per ogni battaglia.